ACI Radio. C'è il nostro appuntamento con gli esperti di ACI Blue Team. Anche oggi sono in compagnia di Alessia Petrillo. Benvenuta, voliamo in Thailandia oggi. Ciao. Sì, ciao Giulia e ciao a tutti. Guarda, in realtà visto il freddo di questi giorni, appunto, assolutamente una meta calda è l'ideale. Assolutamente. Adesso, infatti, sì, confermo. Ecco, nel sud della Thailandia, guarda, ci giriamo intorno ai 25-30 gradi, quindi direi che niente male. Sì. Esatto. Allora, sicuramente ogni viaggio in Thailandia comincia con la visita della capitale, Bangkok. Questa città è il volto stesso della Thailandia, ma anche la classica città, l'immaginario comune che abbiamo delle grandi città del sud-est asiatico, quindi strade caotiche, i tuk-tuk, i motorini che sfrecciano nel traffico, quindi questa è un po' l'idea che abbiamo di queste città. C'è anche poi il forte contrasto tra i palazzi moderni e la tradizione, con i tantissimi templi disseminati in tutta la città. Il consiglio che diamo è quello di appoggiarsi comunque a una visita guidata, anche per chi è esperto, ma perché è il modo ideale per poter capire la religione buddista, che è parte integrante della cultura proprio del popolo thailandese. Assolutamente da non perdere la visita del Royal Grand Palace, il tempio del Wat Phu, che è in realtà il tempio del Buddha sdraiato. Non so se è presente questo Buddha lungo 46 metri sdraiato, sì, interamente ricoperto d'oro, quindi wow, assolutamente da non perdere. Finito con i templi, ovviamente magari si è fatta ora di pranzo, e perché non concedersi la visita a Chinatown per poter assaggiare qualche piatto locale, ma non solo. Insomma, Chinatown è ricca di mercati, negozi, ristoranti, bancarelle, servizi di strada di tutti i paesi del mondo, tappa imperdibile per chi visita Bangkok, assolutamente. Poi ovviamente parte moderna va bene, ma ovviamente vogliamo vedere anche qualcosa di tradizionale, quindi un giro assolutamente in uno dei tanti mercati galleggianti. Qui le bancarelle sono delle vere e proprie barche, le cosiddette long tail boat, e l'usanza è proprio quella di contrattare per l'acquisto di frutta e verdura, pesce, qualsiasi cosa. A questo punto, finita la visita di Bangkok, per chi avesse tempo a disposizione si può decidere di procedere il proprio viaggio verso il nord, andando a visitare l'antica capitale Ayutthaya e il famosissimo Triangolo d'Oro con le località di Chiang Rai e Chiang Mai. Chi invece preferisce insomma dedicarsi a una vacanza balneare, lo sappiamo benissimo che la Thailandia non è solo cultura, quindi è una destinazione ricca di splendide spiagge con scorci veramente suggestivi. Quindi con un'ora e mezza di volo assolutamente comodissimo c'è l'isola di Phuket, che va bene in questo periodo invernale. Da qua si possono fare delle splendide escursioni come Phi Phi Island, le James Bond Island e le Similan. Ah, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Chi invece opta per una vacanza durante il periodo primaverile viene insomma comoda a raggiungere Koh Samui, anche qui con un comodo volo, che è l'isola più grande della Thailandia. Quindi Giulia, insomma, che dire, voglio invitarvi assolutamente a valutare la Thailandia quale meta delle prossime vacanze, perché assolutamente ce n'è per tutti i gusti e vi lascerà veramente contenti, assolutamente. Fra l'altro posso dire, la Thailandia spessissimo è anche meta proprio per i periodi delle feste, no? Anche per i periodi di Capodanno, certo, assolutamente, eccetera. Assolutamente, quindi insomma, ormai vabbè, per Capodanno siamo un po' agli sgoccioli, quindi ecco, però vabbè insomma, comunque poi tutto l'anno cominciato, quindi assolutamente siamo a disposizione, ecco. Perfetto, io allora ricordo che se avete voglia e bisogno di organizzare un viaggio potete farlo sia recandovi direttamente negli uffici di ACI Blue Team, oppure comunque controllando tranquillamente il sito potete avere tutte le informazioni che vi servono, e la disponibilità si vede anche da lì. Io ringrazio moltissimo Alessia di essere stata con noi e di averci fatto viaggiare, no? Anche solamente così, con le parole. Grazie ancora, Alessia. ACI Radio.